ragazzi, io la adoro perché c'è un mondo dietro. In un mondo parallelo, cosa faresti? Come e dove ti vedi se potessi ricominciare da zero? Allora, ragazzi, io ve lo dico oggi, non penso che vi scioccherà, però spero che vi faccia riflettere. La vita è una. Cioè, non viviamo in un mondo di videogame, non siamo su Crash dove, o Pac-Man dove muori e ricominci. La vita è una e non c'è un do-over, non c'è un mondo parallelo. Quindi perché devo pensare o comunque devo vivere adesso pensando a ciò che mi piacerebbe fare? La vita è una e devo farlo adesso. Cioè, se io non sto bene, se io non sono soddisfatto di ciò che sto facendo, devo fare di tutto per fare ciò che mi piace. E possono essere anche delle piccole cose, quindi non per forza deve esserci per forza uno stravolgimento della propria vita. Non c'è un'altra possibilità. E non so, probabilmente tutto questo deriva dalle letture del libro di mindfulness, dal fatto che sto cercando sempre di più di connettermi con me stessa, però è una piccola realizzazione che veramente stravolge tutto e purtroppo lo so, tutti vorremmo fare ciò che vogliamo e riuscire anche a sostenerci economicamente, perché purtroppo è sempre quello il problema e lo so, il mio consiglio è cercare di capire ciò che vogliamo fare e cercare di portarlo avanti a lato, quindi che sia una passione, un desiderio, un piccolo sogno, portarlo avanti a lato di quello che è ciò che dobbiamo fare per forza. Però con questo mi lego anche a un'altra domanda. Come fai ad essere sempre così positiva? Ti stimo, non ti perdi mai d'animo. Allora, diciamo che comunque non è che io sia sempre, sempre, sempre positiva. Anch'io ho i miei momenti di down e i miei momenti in cui vedo tutto nero. Però poi una cosa che faccio è fare un passo indietro e uno, cercare di vedere tutto il bello che ho nella vita e tutto ciò che sono riuscita a costruirmi, quindi fare un attimo mente locale. E due, cercare di capire cosa mi sta facendo tristezza, cosa non mi appaga e cercare di lavorare su quello per trovare la mia serenità. Cercare la serenità e trovarla è difficilissimo. E soprattutto è un continuo lavoro, perché non sai ciò che veramente ti rende felice e molto spesso credi che una cosa ti renda felice, però poi magari la raggiungi e dici eh no. E infatti è anche in realtà molto importante imparare ad accontentarsi, non nel senso di darsi per vinto e accontentarsi di ciò che è senza fare nulla riguardo, ma dire ok, io ho fatto questo, ho dato il massimo e questo è il massimo che posso fare, mi accontento, però comunque ho dato il meglio di me. Non so, ogni tanto io sbarello, lo sapete, devo mettere sto carica alla macchina fotografica, un secondo. Ciao Silvia, che ne pensi di questo digiuno intermittente dopo una serata di sgarro? Allora, io non sono pro digiuno intermittente o qualunque altra forma di schematizzazione dei pasti, perché io seguo un approccio del tipo se ho fame mangio, se non ho fame non mangio. Quindi probabilmente dopo una serata a sgarro dove mangio tanto, la mattina dopo non ho fame. Quindi magari non ho fame di fare colazione e magari vado direttamente al brunch o al pranzo. Quindi sì, faccio una sorta di digiuno intermittente, ma non è programmato. È un pochino lì la sottile differenza, nel senso che è importante ascoltare il proprio senso di fame piuttosto che legarsi a degli schemi preimpostati. Quindi è probabile che il giorno dopo una serata sgarro si faccia digiuno intermittente, ma ciò che fa la differenza è farlo con l'intenzione di fare un digiuno intermittente perché si è fatta la serata sgarro e il farlo perché semplicemente non si ha fame, in quanto si è mangiato fino alle 2 di notte e tanto, e alle 9 del mattino c'è ancora sullo stomaco quello che ha mangiato la sera prima.
Vorrei chiederti come cercare di levarsi la fissazione dei passi giornalieri. Ragazzi, per togliersi qualunque fissazione di numeri, cose, bisogna eliminare la fonte. Quindi togliere lo smartwatch che ti dice quanti passi fa al giorno, come ho fatto io in quarantena. Quando al quinto giorno questo coso mi diceva hai fatto 300 passi, io l'ho tolto, l'ho messo nel cassetto e ho detto ci vediamo presto. Perché molto spesso quei numeri ti condizionano. Quindi, e infatti qui rispondo anche a un'altra domanda. Se vedere il numero sulla bilancia quando vi pesate vi condiziona la giornata, smettete di pesarvi. Non è importante, soprattutto se lo fate giornalmente, non pesatevi giornalmente, è veramente inutile, perché non si ingrassa da un giorno all'altro e le variazioni di peso da un giorno all'altro possono dipendere da 10.000 cose, tra cui quanto si è bevuto, se si è andato di corpo quella mattina, quanto si è mangiato il giorno prima. Quindi veramente, piuttosto, se volete continuare a pesarvi, fatelo una volta alla settimana, decidendo un giorno e decidendo anche le condizioni, quindi magari dopo essere andati in bagno o la mattina appena svegli. E se quel numero vi condiziona, toglietelo. Io personalmente non mi peso da anni, ho la bilancia in bagno ma non l'ho mai utilizzata e la utilizzo soltanto quando devo pesare tipo le valigie, cose del genere, e personalmente preferisco così. Ciao Silvia, sapresti consigliare serie TV da guardare in inglese livello principianti? Allora, un consiglio per guardare le serie TV in inglese e imparare l'inglese è riguardare le serie TV che avete già visto in italiano, ma le guardate in inglese, magari con i sottotitoli. Non so, vi posso consigliare Gossip Girl, perché tutti l'hanno visto Gossip Girl. Colgo l'occasione per consigliarvi una serie TV che ho visto in questi giorni, cioè la serie TV che sto guardando con Jimmy, che è How I Met Your Mother. Quella vista in inglese secondo me vale tantissimo. Un'altra serie TV che ho guardato, bellissima, è Dead to Me, Amiche per la morte si chiama. È super consigliata su Netflix, ci sono due stagioni e sarà in arrivo la terza. Guardatelo perché a me è piaciuta, mi è piaciuta molto, quindi ve la consiglio. Come hai cominciato con Instagram e che strategie hai usato per avere così tanti followers? Allora, ho iniziato raccontando la mia storia, raccontando di me, parlando di fitness, palestra, alimentazione, cose che quando io ho iniziato non erano ancora esplose sui social, soprattutto su YouTube, e quindi diciamo che sono stata tra i primi profili a parlarne e questo ovviamente ha attratto tantissima attenzione. Ammetto che se dovessi iniziare adesso trattando gli stessi temi, vedo la difficoltà, perché in questi anni c'è stata l'esplosione, Instagram si è un po' saturato di tutti questi profili e quindi ovviamente più è l'offerta, poi più le persone sono più selettive in coloro che decidono di seguire o meno. Un consiglio che mi sento di dare a chi vuole portare contenuti di questo tipo sui social è essere sempre se stessi, raccontare ciò che si fa, ciò che si è, sempre per come sono le cose, non elevarsi a guru, a meno che voi non lo siate, e rimanere sempre vicini alle persone, quindi rimanere sempre genuini e rimanere se stessi. Non farsi prendere dai numeri, perché i numeri sono solo dei numeri, come per la bilancia o per i passi, contano il giusto, sono fine a se stessi, perché considerate sempre che dietro quei numeri ci sono delle persone vere, persone che hanno delle storie, che hanno delle emozioni, dei sentimenti, che vabbè siete voi, e quindi è molto più importante creare un legame vero, magari con pochi, però buoni, piuttosto che puntare a spammare destra e sinistra, fare magheggi, non lo so, per pompare quel numero, però poi alla fine di sostanza c'è poco. Questo è il mio approccio ai social, poi ognuno la vive come vuole e fa ciò che vuole. Hai mai sofferto di ansia, attacchi di panico? Se sì, come li hai affrontati? Sì, ammetto che ne soffro. Non sono degli episodi eclatanti, però ogni tanto mi sento che mi sta salendo un attacco di panico e mi succede spesso, purtroppo, in questo periodo, quando ascolto troppe news sul Covid.
Infatti, cioè, la prendo a piccole dosi e quando vedo che mi sta opprimendo, purtroppo cerco di staccarmi un pochino e di non ascoltare più nulla perché diventa un po' too much. E poi l'ultimo attacco di panico che ho avuto è stato appunto durante le analisi del sangue, perché ho avuto un episodio un po' strano dove mi è esploso un po' di sangue addosso, non lo so, non è riuscito a bloccare bene la vena. Quindi, non so, mi sono sentita un po' salire l'ansia, poi tra il sangue che mi prelevava, non so, non ho capito se era un attacco di panico, una mancanza di sangue, non lo so. Insomma, è stato un pochino di iperventilazione, ma a tempo 5-10 minuti mi sono rilassata, ma tutto bene. Però mi succede spesso e quello che faccio è cerco di respirare profondamente, mi aiuta tantissimo. E eventualmente staccarmi dalla fonte di ansia e stress. Come deviare il continuo pensiero al cibo? Allora, un consiglio che mi senti dare è essere sicuri che si sta mangiando abbastanza, perché nel momento in cui il nostro corpo non è nutrito abbastanza, è naturale che chieda cibo e che lo faccia stimolando il cervello dicendogli ehi, cerca cibo, e questo fa sì che il nostro pensiero fisso durante la giornata sia cibo, cibo, cibo. Nel momento in cui noi siamo sazi e appagati, il nostro corpo non ci chiede cibo e quindi noi possiamo andare avanti con il resto della giornata. Invece, un consiglio che mi sento di dare a chi pensa continuamente al cibo, ma principalmente per noia, è occupare il proprio cervello, nel senso, nel momento in cui sei occupato, stai facendo cose, il pensiero del cibo viene meno. Soprattutto nel momento in cui il vostro corpo in realtà è sazio e pensa al cibo solo perché si sta annoiando. Ultima domanda, ragazzi, ho fatto 50 minuti di Q&A. Come fai sempre a variare i tuoi pasti? Ricette svuota frigo. Nel mio frigo c'è sempre qualcosa che sta andando male, quindi io ogni volta apro il frigo e incomincio a guardare le date di scadenza. Tiro fuori gli ingredienti che sono prossimi alla scadenza e da lì creo un mappazzone e alla fine è anche buono molto spesso. A volte ho fatto degli intrugli che non vi ho consigliato, non vi ho mai fatto vedere perché a volte borderline, però più o meno così. E ammetto che ve l'ho anche già detto che fare i video di ricette eccetera mi stimola perché almeno sono stimolata a creare cose nuove, perché non vi voglio far vedere sempre le stesse ricette, quindi vario anche, quindi questo è anche un altro modo in cui riesco a variare sempre i miei pasti, fare video su YouTube. Io spero che questa serie di Q&A, due Q&A che avrò fatto, che avrò ricavato da questo lunghissimo video alla gola asciutta, vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.